ma la realtà è che non si aspettavano la stampa, capite? È per questo che noi comunque abbiamo ascoltato. Noi siamo nel parcheggio, qui siamo in un parcheggio. Nel parcheggio. Faccio vedere perché qua. Avevamo qui, in questo punto, Giuseppe ed Andrea. Eccolo qua, abbiamo ancora Andrea, Giuseppe si è staccato. Ciao Andrea, buongiorno. Qui eravamo. Ecco la pistola, qui è che mi cava a cinare qua. No, guarda, ascolta, dove ti hanno... Aspetta che ve lo faccio ci vedere, Andrea. Ci hanno consentito di rimanere... Ecco. Torna lì, Andrea, dov'eri? Nascosto da ecco, possibili... Lui è Andrea, lo conoscete ormai, danneggiato dal vaccino, riconosciuto ufficialmente come un danneggiato dal vaccino. Ecco dove sta, in un parcheggio, in mezzo ai lavori. Ma perché non sei davanti alla piazza del Quirinale, scusami? Perché non mi hanno lasciato. Ma anche passeggiare puoi andare avanti e indietro. E neanche mettere la maglietta. Siamo a rischio di denuncia. E perché se passeggi? Perché siamo a rischio di denuncia, mi hanno detto. E devo andare via, ci hanno spostato qua, ci hanno messo qua. Però ho detto, posso tenere la maglietta? No, neanche qua, mi hanno detto. Perché io ho detto qua non c'è nessuno. E perché non te la metti questa maglietta, scusami? Perché sono passati qua e se mi prendo una denuncia è per già quale, già i miei qual problemi. È la denuncia, scusa? Qual è la denuncia che ti vogliono fare, perdonami? Manifestando. Perché stiamo facendo una manifestazione. Ah, ok, perché tu stai manifestando. Però se tu vai con la carrozzina avanti e indietro non stai manifestando. Lo so, va a dirlo a loro però. Non... Eccomi Andrea, eccoci qua. Allora Andrea, aspetta che mi avvicino. Allora, stanno decidendo per il nostro futuro, per il tuo futuro. Come ti senti tu? Io mi sento provato perché sta due giorni duri. Stamattina adesso ho appena cambiato i cerotti in morfina perché stanotte ho avuto tanti dolori. Perché ieri sera c'era molto freddo. Esatto. Però tu non hai rinunciato ad essere qua? No. No, e non rinuncerò mai perché voglio la giustizia per quello che mi è stato fatto, perché non merito 44 anni di rimanere in sedia a rotelle. Io voglio delle cure per primo e poi che mi dicano che se posso ritornare, che mi ridiano la vita come prima. Quanti anni hai tu, Andrea? 44. Andrea, ascolta, tu ti sei arrabbiato quando ti hanno definito un Novax. Perché questa cosa? Perché io non sono un Novax, perché se sarei un Novax non sarei in carrozzina. Sarei sano. E mi è stato detto, dato questa definizione, ma io sono un danneggiato da vaccino. Questa è la realtà. Quindi tu ti eri fidato dello Stato, dei medici, della scienza e di tutti quelli che ti avevano detto, senza fare un'analisi medica, che potevi eseguire questo vaccino. Sì, a me, quello che dicevano le TV e poi il datore di lavoro che mi diceva che dovevo vaccinarmi. E poi ovviamente lo sport, stavo facendo i tamponi anche per il calcio, che andavo a giocare a calcio, e quindi ho visto che dicevano che non faceva male e ho deciso di farlo per tutelare me, la mia famiglia, per tutto, anche per continuare soprattutto per continuare a lavorare. Per questo è perché io volevo. Volevi, sì, certo. Avevo il contratto, se no mi licenziavano. Mi avevano detto o ti vaccini o ti licenziamo e non ti rinnoviamo il contratto. E adesso come mi sono trovato? Danneggiato, senza lavoro e con 260 euro al mese. Se un ragazzo può ridursi così, sano, perché sportivo, tre giorni prima stavo facendo una partita di calcio per iniziare un campionato, che ero anche felice perché pensavo fosse il mio ultimo, con l'età pensavo fosse il mio ultimo campionato, però la mia passione mi stava portando ad andare a fare dei corsi per diventare allenatore, perché mi sarebbe piaciuto diventare allenatore di bambini, e tutto questo adesso non lo so se succederà. Io spero. Quanto hai speso finora di tuo personale per riuscire? Poi alcune associazioni ti hanno dato una mano. No, a me ascoltami, sì, adesso anche Butzer, con la gente come noi, quanto stai spendendo per le tue cure mediche? Ma io fino adesso ho speso 10.000 euro, sui 10.000 euro. Non ne ho più contati dagli ultimi tre mesi qua, adesso dovrò fare da nuovo un ricalcolo per capire, perché adesso le cure che sto facendo ovviamente non sono... A me mi è stata data un'esenzione,
sui dei farmaci e delle visite, però il problema è che adesso ho prenotato per esempio le visite, è un mese che aspetto e quindi adesso andrò in privato a pagandomi, perché non posso aspettare mesi, la mia salute è questa adesso. E poi adesso le medicine le devo, non compro le medicine tradizionali, devo comprarmi delle medicine apposta e le devo pagare quelle. Andrea, da quanto tempo tu sei su questa sedia a rotelle? Adesso sono 13 mesi. Ecco qua, allora io adesso ve lo faccio vedere perché, scusate, perfettamente pacifico, ecco Andrea deve stare in un parcheggio, non è nemmeno il parcheggio dei disabili, Andrea. Vabbè, aspetta un attimo. Ecco, ecco, in un parcheggio, lo vedete, con i lavori in corso.